Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Quelle che vedete scorrere dietro di me sono le immagini che si riferiscono alla settimana ecumenica di 4 anni fa e quello vicino a me nel video è Padre Giuseppe Testa, che è morto martedì sera nel suo amatissimo collegio Alberoni. Era qui al collegio Alberoni dal 1968, dove insegnava Sacra Scrittura, aveva 83 anni, 67 di vocazioni, 58 anni di ordinazione presbiterale, molto conosciuto. Praticamente quasi tutti i sacerdoti che sono sul nostro territorio sono stati suoi studenti, peraltro era responsabile proprio degli studenti teologi, per cui la seconda fase del percorso, del cammino in seminario, in particolare al Collegio Alberoni, apparteneva alla famiglia dei Vincenziani, aveva questo grandissimo amore per la scrittura, per l'ecumenismo, infatti qui lo vedete proprio in una serata durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, membro del SAI. Non sarò io a dirvi tutte le sue caratteristiche, oltre a tutte le sue cariche, perché diverse persone si sono prestate a dirci qualche cosa di lui, a raccontarcelo, perché indirettamente, facendo parte della vita dei nostri sacerdoti, è entrato anche un po' nelle nostre, per cui è certamente importante ricordarlo e farci dire qualche cosa di lui. Ascoltiamo il servizio che segue. Dire in due parole chi è stato Padre Testa è un po' difficile. Questa però è l'aula scolastica dove lui dal 1968 in poi ha dato i corsi di Sacra Scrittura qui al Collegio Alberoni, quindi un ambiente che lui ha frequentato a lungo con generazioni di seminaristi piacentini e anche di altre diocesi, prima italiane e straniere oggi. E dal 68 in poi è stato sempre al Collegio Alberoni, quindi si è identificato con questa istituzione, tanto che l'ha amata profondamente, ci credeva nella bontà del progetto alberoniano, possiamo dire così, e ha dato la vita perché il seminario potesse essere un luogo accogliente, di studio, di formazione solida, no, per i futuri presbiteri. Lui era stato anche studente qui al collegio, quindi dal 59 al 65. Poi aveva fatto i suoi studi a Roma, prima alla Gregoriana e poi al Biblico, quindi tra il 66 e il 68, in 3 anni, ha preso la doppia licenza, così come usava un tempo, prima la licenza in teologia e poi in scienze bibliche. Da quel punto in poi ha sempre insegnato Sacra Scrittura, qui al collegio e nelle attività della diocesi, anche la scuola diocesana di teologia, il gruppo ecumenico SAE, di cui è stato prima un membro, poi si è coinvolto sempre più in quel tipo di animazione fino a diventare un po' l'anima negli ultimi anni del gruppo SAE. Ha avuto i suoi interessi, certamente, interessi culturali particolari. Lui seguiva soprattutto la scuola tedesca di esegesi storico-critica e quindi ha insegnato anche agli studenti comunque un metodo di lettura delle sacre scritture, direi intellettualmente onesto. Quindi un approccio che lui definiva scientifico alle scritture per riuscire a sostenere una proposta culturale in dialogo anche con le stanze critiche della modernità. Questa è stata la sua caratterizzazione. E anche nei suoi studi così di approfondimento, di ricerca teologica, esegetica, e questo è stato il suo tratto un po' distintivo. Lui si era specializzato con De la Potterie, quindi uno dei grandi dell'esegesi del Novecento, e si era specializzato in critica testuale. E lo stesso Martini l'aveva avuto suo alunno e ne aveva stima, no, di Padre Testa, soprattutto dei lavori di critica testuale. E a questo riguardo lui aveva partecipato
in quegli anni, negli anni 70, a due progetti di ricerca piuttosto consistenti. Uno legato a De La Poterie, che era uno studio sulle parabole dei sinottici, e poi un progetto con Alonso Schekel, di cui lui ha curato l'edizione italiana. Era una traduzione del Pentateuco in sei lingue contemporanee, e lui aveva curato le note del libro della Genesi. Ecco, questi sono stati a livello scientifico le sue due produzioni maggiori. E poi, regolarmente, da metà degli anni 70 fino agli inizi degli anni 2000, ha steso i rapporti delle settimane bibliche dell'Associazione Biblica Italiana, e lui faceva recensioni a questo riguardo, recensioni anche un po' temute dai relatori, perché non risparmiava le giuste critiche a lavori che non meritavano poi magari il plauso generale degli studiosi. Per cui nelle sue recensioni, che noi le possiamo anche leggere in Divus Thomas, le sue recensioni sono dei gioiellini di umorismo, ironia e anche apprezzamenti quando doveva fare gli apprezzamenti. Insomma, era intellettualmente onesto, amava la ricerca critica e le letture critiche di Sacra Scrittura, di teologia, seguiva i dibattiti ecclesiali, soprattutto del mondo tedesco, del mondo inglese, era un curioso lettore di quotidiani, insomma, un uomo che si informava, che aveva, come dire, la passione per tutto ciò che capita, no, a questo mondo. Lui diceva che tante volte, come arma di difesa, usava l'ironia, no? La battuta non sarcastica, ironica, bonaria, ma per sdrammatizzare tante situazioni, anche per prendere in giro magari delle nostre piccolezze, magari così, ecclesiastiche, non tanto ecclesiali. A livello personale era molto schivo, molto riservato, della sua vita personale non parlava se non con amici fidati, ma da un tratto era, come primo approccio, un tratto molto amabile, metteva a suo agio l'interlocutore, era, insomma, con lui la conversazione era facile, e la metteva sul binario della leggerezza, anche quando affrontava questioni anche più serie o drammatiche a volte. Però il tratto della leggerezza lo contraddistingueva. Beh, prima l'ho conosciuto come seminarista negli anni 85-92, poi io sono tornato qui come formatore, insegnante dal 95, quindi un bel tratto, sì. Ma lui aveva un tratto amabile ed era pronto a collaborare per mandare avanti l'istituzione. Ecco, quando si trattava di dare una mano concreta, sincera, fattiva, non si tirava mai indietro. Lo è stato qui al Collegio Alberoni. Lo è stato anche per la nostra provincia, la vecchia provincia romana della Congregazione della Missione, quando nelle assemblee lui veniva chiamato quasi sempre come moderatore, perché aveva doti di sintesi e di chiarezza espositiva. Per cui nelle grandi assemblee noi sappiamo che il moderatore è un po' quello che dà il ritmo delle discussioni, e lui in questo diciamo che si è sempre distinto. E poi è stato consultore anche della nostra provincia, ha dato una mano per il governo della nostra provincia religiosa. Negli ultimi anni questo è stato il suo campo, invece. E da qui, per
praticamente non amava neppure spostarsi molto negli ultimi anni. È stato piuttosto un sedentario, una persona legata a questo ambiente, che ci teneva a questo ambiente. Io ho conosciuto Padre Testa soltanto in questi ultimi 10 anni, quindi in un momento nel quale lui faceva un po' la sintesi, un po' della sua vita. E io l'ho visto come un uomo che aveva una inclinazione, e cioè quella del pensiero. E lo si vedeva anche nel suo portamento. Leggermente inclinato, lo vedevamo lungo i corridoi, pensava sempre, insomma. Era uno che non è che girasse a vuoto nella vita. Era una persona come pensierosa, che aveva quell'atteggiamento, direi, anche critico di fronte alla realtà. Era uno che concedeva poco alla fantasia, diciamo che per quanto riguardava i tratti estetici della vita, aveva un gusto, come si vede anche qui, perché ha poi arredato tante volte i corridoi, aveva un gusto equilibrato, che rifletteva proprio anche il suo stato d'animo. Era sostanzialmente sereno, per cui ha sempre partecipato in una maniera molto attiva quando si dovevano dare i giudizi sugli studenti. Sotto un certo aspetto li punzecchiava. Ricordo, durante gli esami di baccellierato, era abbastanza pungente nelle sue domande, ma poi dopo aveva, come dire, una larghezza d'animo nel giudizio. Ecco, quindi aveva un portamento, direi, molto schivo, modesto. Ecco, questa è la cosa che mi impressionava sempre di lui. Modesto, in modo tale che non si esaltava mai, non aveva atteggiamenti di, come dire, di esaltazione particolare, no, era equilibrato, e questo era sicuramente un aiuto per l'insieme della comunità educativa, perché i giudizi che poi rilasciava erano giudizi così molto, da una parte benevoli e dall'altra parte invitanti a un cambiamento, a un rinnovamento. Ecco, io l'ho sempre definito un po' il custode del collegio. Se ne occupava sia nella parte interna sia nella parte esterna. Lui godeva del mondo della natura. Godeva perché aveva il suo piccolo giardinetto, coltivava la sua insalata, i suoi pomodori, li mangiava di gusto, li offriva. E poi quello che che ho visto come una passione così molto, invadente dentro di lui, era la passione per la montagna. Quando andavamo a Chianale, tutti gli anni siamo andati a Chianale, l'ha sempre gustato con grande gusto, ma poi si immergeva nella vita dei ragazzi. E quindi anche nelle passeggiate era una persona che che accettava il gioco, lo scherzo, e poi dopo a sua volta anche lui metteva del suo in questo gioco, direi, di una fraternità che si condivide. Ecco, mi sembra che queste siano le cose caratteristiche. C'è da notare la passione per i libri. Non a caso lui era il bibliotecario e l'archivista, quindi aveva proprio anche il gusto del libro, proprio anche nella sua materialità, e gli dispiaceva quando vedeva che i libri venivano trattati male. Faceva parte appunto del suo impianto, che io dico umano, che lui aveva preso, si era immedesimato nella cultura, nella scienza, e ne viveva i riflessi. Con quell'atteggiamento sempre che io dicevo: Padre Testa, ma fammi l'esegesi storico-critica di questo avvenimento. Lo prendevo un po' in giro, perché lui era puntuale nei giudizi, ed era proprio caratteristica della sua
della sua umanità, ecco. Ma mi rimane quel senso di equilibrio nei giudizi che era, per me era molto utile, perché mi aiutava nel giudicare poi i ragazzi, mi aiutava a, come dire, a trovare il giusto equilibrio nel dare il giudizio, perché giudicare un altro è complesso e noi in seminario evidentemente dobbiamo poi alla fine mettere dei giudizi sui giovani. Ed era importante questa sua... Siccome lui era un tipo critico, poi dopo, quando vedevi che arrivava a dare un giudizio equilibrato, normalmente positivo, no? Normalmente positivo, perché sapeva valorizzare il bene che incontrava, e questo per me è stato di vero aiuto e mi è rimasto, come in quei 10 anni in cui io l'ho frequentato, è stato sicuramente uno degli elementi più caratteristici della sua personalità. Io ho conosciuto padre Giuseppe Testa anzitutto come professore. Quando sono entrato nel Collegio Alberoni come studente per la diocesi di Piacenza, padre Giuseppe, come ha fatto fino adesso, insegnava le materie bibliche. Quindi con lui ho seguito i corsi di introduzione, ma anche i corsi di Antico e Nuovo Testamento. E quindi, come dire, ho anche un debito particolare nei suoi confronti, proprio perché poi è stato lui anche fra quelli che hanno provocato in me questa passione per lo studio della scrittura. E quindi, ecco, come professore lo ricordo un professore estremamente preciso, si vedeva che aveva già anni di esperienza nell'insegnamento. Io adesso insegno da poco più di 15 anni e devo dire che andando avanti negli anni a insegnare le cose cambiano, il modo di insegnare cambia, per cui ogni tanto ho sempre pensato che appunto col passare degli anni sempre più mi riconoscevo anche nel modo, mi riconosco nel modo in cui insegnava padre Testa, no? Perché si vedeva che era un metodo ormai molto, molto collaudato, molto efficace, conosceva molto bene noi studenti, sapeva molto bene cosa potevamo sapere e cosa non sapevamo, quindi era molto attento nel farci appunto essere precisi nello studio, anche nel guidarci proprio nello studio. E poi si capiva che aveva veramente anche una grande passione per le materie bibliche, che conosceva benissimo. Io questo l'ho sempre un po' invidiato, il fatto che lui avesse tutto il tempo a disposizione, tantissimo tempo a disposizione nelle sue giornate, nelle sue settimane, per studiare, per leggere. E quindi appunto quando poi io mi sono trovato a dover studiare, a dover leggere, magari facendo questo mestiere insieme ad altri, come il parroco, altre cose, pensavo lui in collegio che aveva tutta la giornata per sfogliare le riviste che arrivavano, eccetera. Noi dobbiamo a padre Testa anche la presenza, per esempio in Collegio Alberoni, di molti testi importanti, di molte riviste importanti in campo biblico, che poi anch'io personalmente ho potuto utilizzare e che sono state utilissime anche per i miei studi. E devo anche dire che di solito quando sfogliavo una rivista e leggevo un articolo magari sui Vangeli, che è un po' il mio campo di interesse, ma era anche il suo campo di interesse, quasi sempre c'erano delle piccole note a matita di fianco, che voleva dire che lui l'aveva già letto naturalmente prima. Ecco, questo era sicuramente, fino alla fine è rimasto aggiornatissimo, ha sempre cercato di seguire, andava ai convegni biblici a Roma, quelli che ci sono ogni anno, ogni 2 anni, perché davvero aveva una passione grande per le materie bibliche, per l'insegnamento. Allora, padre Testa con noi studenti era certamente esigente, nel senso che voleva che gli studenti studiassero bene, come diceva lui, e poi anche gli esami chiedeva che sapessimo le cose che avevamo studiato, però era anche veramente capace appunto di mettersi al livello degli studenti, di far studiare le cose essenziali, quelle che magari uno studente appunto alle prime armi, come tutti noi che eravamo lì per la prima volta in collegio, potevamo sapere o quello che non potevamo sapere, però era bravo. C'era un certo distacco, nel senso che non era, magari altri professori davano forse un po' più di confidenza, ma però poi sapevi che a lui potevi sempre fare domande, anzi più domande facevi meglio era, e potevi sempre andare a chiedere le cose e avrebbe sempre risposto volentieri, ecco. Quando sono tornato dagli studi romani ho cominciato anch'io a insegnare in collegio e a insegnare materie bibliche, e in quel momento padre Testa era anche il prefetto degli studi, quindi era quello che organizzava un po' tutte l'organizzazione delle materie, quindi diciamo abbiamo deciso insieme, ma più che altro ha deciso lui quelli che erano i corsi che avrei fatto io, e mi ha lasciato i suoi corsi di fatto, perché due dei 3 corsi principali di esegesi, che sono appunto
Vangeli sinottici e il Nuovo Testamento e Antico Testamento li ha lasciati a me, lui ha continuato sempre a insegnare San Paolo invece che ha sempre fatto lui l'ultimo anno del corso di studi. Per cui da quel momento, da più di 15 anni siamo stati colleghi di insegnamento e c'è sempre stato un rapporto molto bello. Io all'inizio gli chiedevo un po' anche, proprio il primo anno, qualche consiglio sull'insegnamento, poi lui ha sempre però detto: vabbè, ma tu hai studiato, va bene, puoi fare tu, non c'è problema. Quindi non abbiamo collaborato tantissimo dal punto di vista del come scambiarci magari opinioni, però certamente ho capito che mi stimava e io ho sempre ovviamente stimato lui, avendolo anche conosciuto appunto come professore. Ecco, certamente la scomparsa di Padre Testa è anche una grave perdita per l'insegnamento al collegio. L'età di pensione l'aveva già raggiunta da un po', ma continuava a insegnare con la stessa passione, con la stessa gioia di prima, e insegnava anche tanti corsi, quindi certamente si sentirà la mancanza di Padre Giuseppe e del suo insegnamento, e credo che scopriremo sempre di più anche quello che ha lasciato, perché generazioni intere di sacerdoti, di preti piacentini hanno avuto Padre Testa come professore, e si vede benissimo dalla stima che sta ricevendo proprio in questi giorni. Appunto, proprio tantissime persone lo hanno conosciuto, lo hanno stimato anche al di fuori del collegio, naturalmente, perché poi Padre Testa ha animato anche tantissime attività, quindi lascia un'eredità importante e che dovremo cercare in qualche modo come professore del collegio anche di raccogliere e di portare avanti. Ecco, certamente per me appunto questo suo rigore nello studio, passione nello studio e attenzione agli studenti è qualcosa che evidentemente mi cerco di portarmi dentro e di portare anche nel mio insegnamento. La legge numero 222 del 1985 stabilisce le disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Questo in seguito agli accordi del 1984. E da allora anche la Chiesa Cattolica Italiana beneficia dell'8 per mille dell'IRPEF. È un gettito che già viene prelevato dalle nostre tasse, non c'è nulla di aggiuntivo, e lo Stato lo destina ad interventi caritativi, di beneficenza, culturali e alle diverse confessioni religiose che sono presenti sul nostro territorio. Indipendentemente dal fatto che noi apponiamo o meno la nostra firma, questa quota viene destinata dallo Stato e lo fa seguendo le percentuali di chi questa preferenza l'ha espressa. Siamo quindi chiamati, in particolare nei mesi di maggio e di giugno, a scegliere consapevolmente dove apporre la nostra firma. E noi ogni anno, proprio in questo periodo, vi proponiamo alcune esperienze, alcune testimonianze di come la quota dell'8 per mille destinata alla nostra Chiesa diocesana piacentina viene utilizzata. Sono tre i canali per i quali l'8 per mille viene utilizzato: l'edilizia di culto, e ne parleremo con il direttore dell'Ufficio per i beni culturali, l'architetto Manuel Ferrari, che ci spiega gli interventi, in particolare almeno alcuni che sono stati fatti durante questo anno, interventi di pastorale e di culto, quindi a servizio dei giovani, della pastorale in generale delle nostre comunità. E qui saremo a San Nicolò con la formazione che è stata fatta degli educatori per gli oratori, e poi gli interventi di carità. Qui naturalmente una grandissima fetta, Caritas in particolare si incarica di gestirla, di distribuirla ai vari enti, e noi per questo anno abbiamo deciso di farvi vedere come funziona la casa accoglienza dormitorio, ma davvero casa accoglienza è certamente più veritiero come nome, della Sacra Famiglia. Allora, tutte queste esperienze raccontate insieme per dirvi dove va a finire l'8 per mille nella nostra diocesi. I nostri progetti che stiamo realizzando grazie all'aiuto dell'8 per mille sono soprattutto rivolti ai ragazzi dell'oratorio. L'oratorio qui a San Nicolò è aperto tutti i pomeriggi per dare la possibilità ai ragazzi di ritrovarsi, di stare insieme, di giocare a pallone quando il tempo tiene, e se no gli ambienti al chiuso. Questi ambienti accolgono i ragazzi delle medie soprattutto, ma anche quelli delle superiori. Qualcuno fa l'animatore, aiutato da un animatore professionale, quindi hanno fatto la formazione e i progetti sono serviti anche per fare formazione dei ragazzi più grandi
i maggiorenni che possono dare un aiuto e un contributo a quello che già loro prima da ragazzi hanno ricevuto. Quindi l'oratorio è disponibile per stare insieme, per confrontarsi, per giocare. Questi progetti vengono realizzati davvero grazie a questi aiuti che arrivano per la pastorale dell'8 per 1000. Vorremmo allargarci ancora di più, comprendendo e inglobando le altre parrocchie che ci sono state affidate qui da San Nicolò, e quindi vorremmo riuscire a realizzare sempre di più un'accoglienza bella e profonda per i ragazzi e per gli adolescenti. Per noi credo sia importante fare formazione, perché i ragazzi oggi credono che gli sia tutto dovuto, e invece gli animatori che ricevono una formazione sono aiutati ad accogliere, a restituire un po' quello che loro hanno ricevuto, e questa formazione passa attraverso i gesti più semplici, che è quello del saluto, che è quello di non gridare, che è quello di rispettare i luoghi dove sono e anche rispettare le persone che arrivano con le loro storie, arrivano con i loro progetti, ma anche con le loro difficoltà e con i loro pregiudizi. Formare questi ragazzi, questi diciottenni, diciannovenni, ci aiuta anche a renderli consapevoli del luogo dove sono, che è un oratorio e quindi non è un campo sportivo, è un oratorio, quindi tutto è legato anche alla fede, è legato a un comportamento adeguato, è legato anche a una responsabilità che abbiamo davanti ai genitori, quindi i genitori che mandano i loro figli in oratorio si aspettano un certo comportamento e un certo rigore anche. Allora, l'opportunità dell'oratorio sono diverse le opportunità. In un oratorio grosso come San Nicolò, che è un paese vicino alla città, può dare la possibilità ai ragazzi di ritrovarsi, anche se il più prendono il pullman e vanno a Piacenza e fanno i loro giri e il loro tempo libero lo vivono un pochino lì. Mentre nelle altre parrocchie, un pochino più lontane, un pochino più piccole, l'oratorio diventa un punto di riferimento, dove magari i ragazzi delle medie non prendono ancora il pullman da soli, non vanno a Piacenza, e quindi diventa un uscire di casa e ritrovarsi in un luogo dove possono stare bene, dove possono essere loro gli attori principali, dove possono sentirsi a casa. Così vale anche per San Nicolò, ma magari sono queste differenze. E l'oratorio serve per accoglierli nella misura in cui magari i bar o spendi o se no devi uscire, le sale giochi che è bene che non frequentino, e anche per dialogare, per stare insieme e non essere sempre e solo sui social e sui cellulari e sui giochini elettronici. Allora, io sono Jacopo Trabacchi, ho 26 anni, sono del team degli educatori di strada da ormai 5 anni e qua a San Nicolò abbiamo intrapreso questo progetto che prevede tante aree di intervento, tra cui l'area dell'oratorio e dell'attività oratoriale, che è un'attività prettamente ludico-aggregativa in cui cerchiamo di coinvolgere i ragazzini delle scuole elementari e delle scuole medie in attività di gioco post-scuola, quindi non c'è niente di didattico, è solo per stare insieme e cercare di creare della socialità. E per questo motivo qua abbiamo lavorato anche in un momento di formazione, perché l'idea è stata quella di coinvolgere i giovani maggiorenni della parrocchia nell'attività dell'oratorio, quindi li coinvolgiamo come educatori proprio anche loro all'interno dell'oratorio. Abbiamo fatto queste serate di formazione, ne avremo altre successive, perché nelle successive faremo quella che si chiama peer education e quindi coinvolgeremo i giovani nella parrocchia a diventare educatori fuori, perché noi facciamo anche attività di educativa di strada in cui andiamo a incontrare i ragazzi proprio delle superiori, quindi quelli un po' più grandi, fine medie, inizio superiori. E l'obiettivo è quello di creare un ponte tra l'oratorio e la strada, e per farlo ci serviamo, tra virgolette, di questi ragazzi giovani della parrocchia che compiono questo percorso di formazione e saranno i primi educatori, quindi educatori tra pari, andranno con i ragazzi circa della loro età per coinvolgerli in attività di tipo anche lì aggregativo, sociale, per cercare di trovare questo tipo di legame. Allora, diciamo che dal punto di vista dell'attività in oratorio, il fatto che sia ludico aggregativo non vuol dire che sia destrutturato,
noi siamo qua per farli giocare, ma ci deve essere un concetto dietro, ci deve essere un gioco strutturato secondo delle regole di convivenza civile, diciamo di convivenza unita, e quindi la formazione porta a questo, a dare ai ragazzi gli strumenti e le strategie giuste per poter permettere ai bambini e ai ragazzi che vengono in oratorio di giocare secondo certe regole e utilizzando certi strumenti. Ciao, sono Ilaria Ferrari, ho 23 anni e da un anno collaboro con gli educatori di strada. In oratorio mi trovo un pomeriggio a settimana con i ragazzi delle medie che si presentano e anche delle elementari talvolta, e il mio obiettivo è quello di creare una comunità nei quali i ragazzi possano venire per giocare insieme. Infatti l'obiettivo non è venire a fare i compiti, ma esclusivamente ludico, nel senso di creare appunto un gruppo di ragazzi, cioè costante, nel quale appunto si può giocare insieme con delle regole ovviamente, quindi di attenzione e di comprensione reciproca, e con l'obiettivo poi quindi di creare un gruppo grande che permetta di avere una sua unicità. Mi piace molto sempre avere contatto con i ragazzi, sia adolescenti che giovani, e questa è una cosa che mi ha spinto a partecipare alla formazione degli educatori di strada per poi appunto mettere in pratica tutte le magari tecniche, giochi che mi insegnano per stare in contatto con i ragazzi e magari rendere la loro adolescenza semplice, facile, più ricca. E quindi questo è quello che mi ha spinto ad entrare, cioè ad essere formata e quindi poi mettermi in gioco in questi percorsi sia di educativa di strada che condivido con Jacopo, che anche appunto di oratorio aperto nei quali i ragazzi possono venire e giocare. Allora, penso che la caratteristica principale dello spazio aperto in oratorio sia la possibilità di mettere a disposizione appunto uno spazio di accoglienza che ti permette anche ogni tanto l'idea di un porto sicuro. Nel momento in cui tu sei in giro, magari un ragazzo finisce scuola, sa che può andare in oratorio perché in oratorio troverà una persona piuttosto che un luogo, piuttosto che un'attività in cui si ritrova, in cui si può spendere. E penso che questo sia complementare all'altra faccia della medaglia, cioè quella di uscire in strada da parte degli educatori, perché uscendo in strada si può andare a stanare, tra virgolette, chi invece magari è un po' più restio a venire in oratorio, perché comunque l'oratorio rimane un'istituzione, stai andando in parrocchia, quindi magari non è sempre facile avvicinarsi. Allora l'uscire può permettere di creare, come dicevo prima, questo ponte che poi crea magari il doppio passaggio sia da una parte che dall'altra. Sì, esatto, cioè vorrei sottolineare l'importanza di andare diciamo a lavorare comunque con tipologie di ragazzi differenti, perché in strada magari appunto come diceva Jacopo si possono trovare dei ragazzi che in parrocchia sono più resti a venire, proprio perché magari c'è il concetto di oratorio, mentre l'attività è un oratorio, d'altro canto invece prende quei ragazzi che magari sono già stati abituati dall'infanzia a venire in oratorio, quindi sono abituati a frequentarlo e quindi sono anche più affini al concetto di oratorio aperto, parrocchia, mentre appunto la strada prende tutti gli altri, quindi si cerca appunto di avere una globalità, un'interezza nel cercare di raccogliere più ragazzi possibili. Beh, io premetto che è stato un atto d'amore di Dio nei confronti della parrocchia, perché è un dono che Dio ha fatto alla parrocchia della Sacra Famiglia, cioè l'opportunità di vivere la carità e soprattutto di instaurare con i volontari, con i parrocchiani, dei rapporti basati sulla carità cristiana, sulla carità fraterna e sull'assistenza a queste persone che è bisognose di un tetto dove dormire, insomma. Anni fa venivano dei clochard, dei senza tetto, e li trovavo spesso sotto i portici della chiesa. E da lì l'idea, insomma, dire, io ero da solo nella canonica, molto grande, e mi sono sempre chiesto cosa ci faccio io di tutto questo spazio, e poi grazie anche a questi ospiti fissi che i primi tempi poi addirittura mettevo in oratorio, dormivano in oratorio, ma poi chiaramente per ovvie ragioni di praticità e di logica, insomma, non si poteva sistemare, anche perché poi c'era bisogno di assistenza, c'era bisogno di tutto.
ho cominciato a parlare con un mio parrocchiano che è Francesco Argirò, che è uno dei direttori della Caritas, uno dei responsabili della Caritas, e lì abbiamo cominciato davvero a buttare in piedi questo progetto che anno dopo anno si è sempre più concretizzato. In particolare siamo riusciti a fare la domanda e ottenere dall'8 per 1000 il finanziamento, anche la fondazione e poi anche diciamo donazioni private. E a poco ha preso corpo e finalmente nel gennaio 2015 abbiamo aperto, abbiamo cominciato con i volontari della parrocchia e anche volontari di altre parti, insomma, anche volontari di altre parrocchie e addirittura di altri paesi della provincia che sono venuti, e è stato molto bello. E niente, la nostra è una casa accoglienza, è un dormitorio, lo teniamo aperto dai fine ottobre fino alla fine di aprile, perché è proprio nata come, si chiama, emergenza freddo, cioè dare, assicurare un posto caldo dove dormire, dove cenare, dove vivere a persone che vivono questo problema, insomma, vivono il problema di tante situazioni familiari, economiche, di salute in modo particolare. E quindi io devo ringraziare il Signore prima di tutto, poi è chiaro i volontari, perché sono loro non solo l'anima ma la struttura, la casa non sono i muri, sì certo servono, le attrezzature servono, il cibo serve, ma anche quello la provvidenza non ci ha mai fatto mancare nulla, ma soprattutto devo ringraziare i volontari, perché sono loro poi addirittura delle persone che ci hanno messo tutto, di tempo, energie, e quindi davvero mi sento di ringraziarli. Ciao, mi chiamo Giuseppe, sono uno dei tanti volontari della parrocchia Sacra Famiglia. Faccio parte di questo bellissimo gruppo e sono anche il responsabile dell'accoglienza e dei volontari della casa accoglienza. Noi adesso ci troviamo in una delle due stanze dormitorio dove alloggiano gli ospiti. Sono due stanze con 4 posti letto, più altri 2 adibiti in caso di necessità. Come funziona l'accoglienza qua da noi? Di solito noi apriamo alle 5:30 per dare la possibilità a queste persone di entrare, farsi la doccia, riposare un pochettino e poi ritrovarci tutti assieme nella sala giù in basso per la cena conviviale. Di solito siamo le persone che noi teniamo qua in casa sono dalle 7 alle 8 persone. Alle 19:30 abbiamo la cena conviviale, tra cui partecipa anche il prete Don Angelo. C'è un momento di preghiera e poi si sta tutti assieme a mangiare e parlare del più e del meno. Finito di cenare si sta un po' tutti assieme al centro della tavola, si parla del più e del meno, loro ogni tanto si lasciano andare, parlano della loro vita, perché noi non chiediamo mai perché si trovano in questo contesto, e poi pian pianino, conoscendoci, che uno gli dà un po' di fiducia, loro si aprono e sentiamo tante storie tristi, ce ne sono tante, 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 tante. E noi facciamo il possibile, forse anche l'impossibile, per farli stare al loro agio, perché ogni volta che viene uno nuovo gli dico: qua trovate una seconda famiglia, e non peraltro siamo alla parrocchia Sacra Famiglia. Gli dico: questo per voi è una seconda famiglia. Come dicevo, c'è la cena, poi si sta tutti assieme a guardare la televisione, a chiacchierare, verso le 10, 10:30 si va tutti a letto. Poi l'indomani mattina alle 7, 7:15 l'operatore che fa il servizio di notturno prepara la colazione, si fa la colazione tutta assieme e alle 8 si chiude la casa accoglienza. Sono Marinella, una volontaria della parrocchia Sacra Famiglia. Sono impegnata nella casa accoglienza da ben 8 anni.
Mi è stato chiesto all'inizio di poter partecipare e siccome Don Angelo sa che a me piace cucinare, allora mi ha dato come compito quello di coordinare le cuoche che si alternano per cucinare la cena per gli ospiti di questa casa accoglienza. Ci tengo a dire che è casa accoglienza, quindi noi abbiamo voluto dare una tipologia di casa e di famiglia e io ci tengo tantissimo, infatti vi posso dire che alcune cuoche, la maggioranza, cenano con gli ospiti proprio per farli sentire a casa. Poi non posso dimenticare, prima del Covid, le cene di Natale con la casa tutta addobbata. È un'esperienza bellissima, vedi queste persone che hanno i loro fardelli, le loro paure, le loro così tristezze, però li vedi che sono gioiosi, che cambiano viso, che si sentono accolti perché hai fatto qualcosa per loro. E posso dire, guardate, che ricevo molto di più di quello che do, anche se cerco di dare il tutto di me stessa. Diventa, durante questo periodo di apertura, la mia seconda casa, la mia seconda famiglia. E la vivo in questo modo e cerco veramente di conoscere queste persone anche, io adesso riguardo il cibo, quindi cerco di capire le loro esigenze ma anche quello che piace di più a loro, insomma cerco veramente di farli sentire a casa anche se non potrò mai sostituire la loro casa e la loro famiglia. Quindi veramente per me è un'esperienza vissuta proprio molto 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 in modo sereno e contenta di farlo. Per me questo è stato un dono che ho ricevuto dal Signore, il poter aiutare, il poter condividere con queste persone almeno il momento della cena, il momento più bello per loro della giornata. Io coordino 30 cuoche e cuochi, pensate che ho anche delle mogli e mariti che vengono a cucinare insieme, lasciano i loro figli ai nonni, agli zii, per poter venire a cucinare e hanno sempre il sorriso sulle labbra, proprio perché anche a loro porta qualcosa dentro, insomma, veramente, quando si esce, che si è cucinato qua, si esce con una, non lo so, con dei sentimenti dentro diversi, molto più, insomma, ci si rasserena, direi, ecco, non siamo noi che rassereniamo loro, ma sono loro che rasserenano noi, che ci fanno finire una giornata nel migliore dei modi. Come sempre abbiamo sempre bisogno di volontari e quindi veramente mi sento di dire venite perché è un'esperienza che veramente servirà a voi. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Giuseppe Basini. Celebriamo la solennità dell'Ascensione, la Chiesa ci dona di ascoltare la conclusione del Vangelo di Matteo. Si parla che gli 11 discepoli vanno in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. È interessante che i discepoli sono 11, quindi ne manca uno. La pienezza sarebbe stata quella di essere in 12. La comunità cristiana fin dall'inizio è sotto il segno della mancanza, sotto il segno della fragilità. Qualcuno manca e non è da pensare che manchi qualcun altro. Possiamo mancare noi stessi nel momento in cui non viviamo la nostra adesione a Gesù come discepoli, appunto come ascoltatori, come persone costantemente chiamate a un cammino di conversione, ad andare sul monte, il monte delle beatitudini, per lasciare risuonare quelle parole forti di Gesù, beati i poveri, beati i miti, beati gli operatori di pace, coloro che hanno fame e sete di giustizia. È un cammino che rimane sempre aperto e sotto il segno appunto di questa mancanza, di questa fragilità. Però ecco, tutto questo non impedisce al risorto di prendere sul serio la disponibilità degli 11 e di coinvolgerli nella missione. I discepoli si prostrano, quindi adorano Gesù il risorto, perché il compimento del discepolato è quello appunto di baciare Dio, di fare un'esperienza di Dio non tanto
di avere delle nozioni semplicemente su di lui, e però si sottolinea anche che dubitavano questi 11, che non vuol dire che necessariamente avessero una fede debole, ma si interrogano, si pongono delle domande, vogliono comprendere. E questo penso sia anche un atteggiamento positivo per uscire a volte dalle risposte facili, dalla superficialità. Ecco, essere discepoli consapevoli dei propri limiti, delle proprie debolezze, ma continuare a cercare, a domandare, perché Gesù si avvicina a loro. Bellissima questa immagine, che è lui che fa il primo passo, va incontro a questi 11 e dice loro: andate dunque, perché a me è stato dato ogni potere. È bellissimo richiamare questo potere di Gesù, che non è il potere mondano, ma il potere di chi vuole servire, vuole promuovere la vita dell'altro. Quindi la prima parola da custodire, direi, è questo andate, questa missione, questo, direbbe Papa Francesco, assumere l'atteggiamento di una chiesa in uscita, disponibile a sporcarsi le mani, a coinvolgersi affinché il Vangelo di Gesù possa arrivare a tutti, perché questo è il compito: ammaestrare tutte le nazioni, tutti i popoli, senza alcuna distinzione, e portare il Vangelo perché si faccia l'esperienza del battesimo, che non è semplicemente un rito, ma battezzare in greco vuol dire immergere, immergere nell'amore di Dio che si è rivelato come Padre, Figlio e Spirito. Questa è la missione, questo andare, insegnare, battezzare per far fare a tutti l'esperienza dell'amore di Dio. Dentro questa disponibilità allora è possibile poi percepire la verità delle parole di Gesù: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa compagnia che Gesù assicura, quindi l'ascensione non come la solennità in cui Gesù abbandona i suoi, si stacca da lui, ma paradossalmente perché lui potrà essere non più presente in un luogo, in uno spazio limitato, in un tempo definito, ma sarà ovunque per chi lo vorrà incontrare, lo vorrà avere accanto a sé. Ecco, il nome di Dio è Emanuele, io sarò con voi, e il discepolo è colui che si lascia coinvolgere in questa compagnia, decide di dire sì. Ecco il desiderio di compagnia che il risorto ha manifestato ai suoi discepoli, e credo questo è il cammino che tutti dobbiamo compiere, anche per diventare a nostra volta, ecco, capaci di portare amore là dove c'è bisogno. In questi giorni siamo stati tutti colpiti da quello che è accaduto in Emilia, nella Romagna, soprattutto questo terribile nubifragio che ha coinvolto la vita di tanti fratelli e sorelle. Credo che questo Vangelo appunto ci spinga ad andare in questa direzione, fare esperienza dell'amore di Dio attraverso la nostra preghiera, anche solidarietà a chi più di altri sta vivendo situazioni di fatica. Ecco, questa è e rimane la missione della Chiesa e quindi anche di ciascuno di noi. Buona domenica a tutti. E siamo arrivati all'appuntamento mensile con la rubrica a cura di Don Gigi Bavagnoli, Segnalibri. Il libro che presento non è un libro recente, è stato ristampato di recente di due fratelli, Arkady e Boris Strugatsky. Ha un titolo: Picnic sul ciglio della strada. E un sottotitolo, Stalker, che è più famoso, anche perché il regista russo che ha ripreso questo libro in un film l'ha appunto intitolato Stalker, è Tarkovsky, un famosissimo regista russo, e il film direi che da un certo punto di vista è più interessante del libro, perché approfondisce una dimensione di questo testo. Il testo è molto semplice, la storia, c'è questa zona misteriosa vietata all'accesso della gente perché sembra che sia arrivato lì un gruppo di extraterrestri che ha lasciato comunque oggetti strani
che sono molto ricercati dagli scienziati, ma anche da affaristi che quindi pagano stalker, cioè personaggi un po' cacciatori di frodo, che vanno in questa zona vietatissima e pericolosissima e rubano questi oggetti un po' misteriosi. Alcuni poi vengono, come dire, poi usati dal livello scientifico, altri non sono ancora lì, che non si sa bene che cosa vogliono dire. Molti stalker muoiono dentro questa zona, ma anche molti scienziati che vanno a cercare e indagare. Qual è il senso allora di questo libro? Che è ovviamente un libro, un racconto simbolico, metaforico, per dire che c'è sempre una zona di mistero nella realtà, anche fisica, e c'è il desiderio dell'uomo di apprendere, di cogliere questo mistero, di coglierlo a livello ovviamente personale, spirituale, se volete, ma anche a livello materiale. Quindi c'è questo incrocio tra il mistero che la scienza intende svelare per sfruttare conoscenze nuove, ovviamente a favore dell'umanità, altri che invece vogliono sfruttare queste conoscenze a proprio favore per guadagnare, e poi ci sono quelli che fanno delle domande, si fanno delle domande sul senso di questa zona misteriosa, di questa presenza degli alieni che non si vedono mai, però che hanno lasciato appunto queste realtà così a volte incomprensibili e molto pericolose. È la storia poi sostanzialmente di uno di questi stalker che appunto a volte collabora con gli scienziati a livello quindi istituzionale, quindi diventa un impiegato, a volte però anche mentre fa questo lavoro sottrae oggetti da invece rivendere, diciamo, al mercato nero di questa, che è molto fiorente in questo periodo. È la storia sostanzialmente dell'umanità che è sempre interessata a capire, a comprendere, a entrare nel mistero, ma anche a sfruttare persone, situazioni, cose a favore ovviamente della loro, della propria finanza. E quindi il personaggio è molto complesso, è molto equilibrato, è molto, purtroppo poi la figlia che genera a motivo della sua visita in questa zona è una creatura quasi animalesca, quindi lui è molto affezionato a questa bimba che chiamano scimmietta per ovvi motivi e che adagio adagio degrada a livello umano e diventa sempre più una scimmietta davvero. Quindi il libro poi si conclude in modo molto aperto, non si capisce bene. Lui, questo stalker, arriva vicino alla sfera che tutti cercano, la sfera d'oro che promette di esaudire tutti i desideri di chi riuscirà a possederla, e il libro si ferma lì, per dire che appunto una finale aperta per non dare soluzioni troppo facili alla questione. La cosa interessante è che appunto chi arriva vicino a questa sfera, alla fine il suo desiderio non è più un desiderio individuale, ma quasi la richiesta che sembra sgorgare dal cuore di chi si avvicina alla sfera è che tutti siano felici, che tutti stiano bene. Quindi c'è una considerazione abbastanza positiva. Questa sfera che rappresenta il desiderio, alla fine desidera il bene di tutti, ma questa è un po' una conclusione aperta che rimane così. Volevo leggere un pezzettino dove appunto lui, con uno scienziato, premio Nobel tra l'altro, che si occupa di questa zona, vuole capire il perché di questa zona. E lì si spiega il titolo, Picnic sul ciglio della strada, perché secondo il premio Nobel potrebbe essere che questi extraterrestri sono venuti sulla Terra, hanno fatto un picnic, hanno lasciato lì qualcosa che non gli interessava più e se ne sono tornati indietro. Lui dice, il nostro stalker invece si oppone a questa ipotesi e cerca di controbattere. Allora anche lo scienziato Nobel dice così: non se la prenda, il picnic è solo una mia ipotesi e non è nemmeno un'ipotesi, insomma è un'immagine. I cosiddetti xenologi seri tentano di giustificare versioni molto più solide e lusinghiere per l'amor proprio dell'umanità. Ad esempio dicono che non c'è stata nessuna visita, che la visita deve ancora avvenire. Un certo essere dotato di grande intelligenza ha lanciato sulla Terra dei container con dei campioni della sua cultura materiale.
si aspetta che noi studiamo questi campioni, che realizziamo un salto tecnologico e riusciamo a spedire un segnale di risposta che definirà anche una disponibilità reale al contatto. Come le sembra? Così va molto meglio. Vedo che tra gli scienziati capitano anche persone oneste. Quindi il tema, la domanda interrogativa è molto grande, è molto complessa. Questo è un libro, un'apologia dell'umanità curiosa, aperta al mistero, però dall'altra parte bramosa di guadagno, bramosa di fare una bella vita. Insomma, le due realtà si incontrano, si scontrano nella stessa persona di questo stalker, che diventa un personaggio interessante, un po' più scolpito a tutto tondo, mentre gli altri personaggi sono più delle macchiette, sia gli stalker arraffoni, sia questi scienziati un po', come dire, astratti, che non colgono magari il senso della questione. È un libro sulla ricerca inquietante che l'uomo porta sempre dentro, la domanda che non è mai finita: qual è il senso della vita, qual è il senso del mistero? C'è un mistero che ci avvolge, c'è un mistero che ci combatte, e sono domande profonde che il libro, in modo molto, come dire, favolistico, ci propone e che noi raccogliamo per come sappiamo. Buona lettura. La nostra puntata termina qui, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo alcuni appuntamenti: venerdì 26 maggio alle 20:45 in cattedrale, messa del nostro vescovo con le associazioni, i gruppi, i movimenti ecclesiali, le nuove comunità e i consigli delle comunità pastorali. Sabato 27 maggio invece, a partire dalle ore 16, inizierà un pomeriggio e serata di festeggiamento per la ricorrenza dei 30 anni di fondazione della Casa Accoglienza Don Venturini alla Pellegrina, che è stata fondata proprio il 29 maggio del 1993. Sono tanti gli appuntamenti, ma il primo che vi segnalo di quella giornata è proprio il convegno, che si terrà a partire dalle ore 16 presso il Centro Samaritano, per cui la sede di Caritas sul pubblico passeggio, e poi da lì si svolgeranno altri appuntamenti nel centro della città e poi anche alla Casa Don Venturini alla Pellegrina. Comunque trovate tutto come sempre sul nostro portale, c'è la locandina con le informazioni nel dettaglio, così come tutti gli altri appuntamenti che ci sono in questi giorni nella vita della nostra diocesi. È ancora mese di maggio, per cui è ancora mese di recita di rosari e di pellegrinaggi nei diversi santuari mariani che sono presenti sul nostro territorio. Io vi auguro una buona settimana e ci vediamo sabato.